Il verismo. In foto vediamo Giovanni Verga, massimo esponente di questa corrente culturale. È un movimento letterario artistico che si sviluppò in Italia nell'ultimo periodo del 1800, tra il 1875 e il 1895. Gli esponenti maggiori Giovanni Verga e Luigi Capuana, con la collaborazione di altri scrittori. Nasce sotto l'influenza del clima positivista, ossia l'assoluta fiducia nella scienza, nel metodo sperimentale e negli strumenti infallibili della ricerca, che si sviluppa in Europa nel 1800. Il verismo si ispira in maniera evidente al naturalismo, movimento letterario diffuso in Francia a metà dell'Ottocento. Per gli scrittori naturalisti la letteratura deve fotografare oggettivamente la realtà sociale umana e deve rappresentarne le situazioni di vita, le situazioni sociali, soprattutto delle classi più umili. E gli autori che aderiscono a questo movimento culturale devono analizzare gli aspetti concreti della vita, la realtà sociale, gli aspetti concreti della politica e di tutto l'aspetto economico. Il naturalismo e il verismo si concentrano sull'osservazione realistica della vita quotidiana, della società e della cultura dell'epoca, cercando di rappresentare le cose esattamente come sono. Inoltre, il verismo cerca di evidenziare le ingiustizie sociali e le disuguaglianze e spesso viene utilizzato come strumento per esporre i problemi sociali e criticare la classe dirigente. Il verismo rappresenta la vita delle classi popolari e delle persone comuni e le ambientazioni sono spesso rurali oppure urbane e comunque legate alla realtà della vita quotidiana. Utilizza un linguaggio diretto e semplice, spesso arricchito da parole e espressioni dialettali, e il verismo. La caratteristica del verismo è che si discosta da altre tecniche narrative, utilizza il principio dell'impersonalità, tecnica che consente all'autore di porsi in un'ottica di distacco nei confronti dei personaggi e dell'intreccio del racconto. Quindi abbiamo una narrazione in terza persona, in chiave oggettiva, priva cioè di commenti o intrusioni d'autore che potrebbero influenzare il pensiero che il lettore si crea a proposito di un determinato evento o personaggio. Il verismo affronta tematiche importanti dell'epoca in cui si sviluppa, come la povertà, la criminalità, la corruzione e l'emigrazione. In Verga, ad esempio, troviamo la questione meridionale. Secondo Verga non è possibile che un personaggio di umili origini riesca a riemergere, a migliorare la propria condizione economica. Non è possibile quindi che un povero diventi ricco. Nella Roba, una delle novelle di Giovanni Verga, il povero contadino Mazzarò riesce a diventare ricco grazie al suo impegno. Ma giunto ad una condizione benestante, questo personaggio non riuscirà mai a vivere tranquillamente, non si integrerà nell'ambiente altoborghese proprio perché è un terreno che non gli appartiene dalla nascita.